Situazione della Oma critica, difficile. Oggi c'è questa manifestazione qui nei pressi della prefettura di Pescara. E cosa chiedete, a chi vi rivolgete? Noi ci rivolgiamo soprattutto al giudice delegato che praticamente ci ha decretato la fine della Oma, praticamente ha voluto che il fallimento dell'azienda al posto dell'esercizio provvisorio, che era praticamente quello che tutti i lavoratori e le istituzioni e anche i sindacati si aspettavano, perché con l'esercizio provvisorio potevamo praticamente tutelare sia il lavoro, sia i lavoratori e soprattutto gli stipendi. Perché a noi è una situazione, purtroppo è una vertenza anomala, perché noi venivamo pagati regolarmente in questi mesi. Quindi questa sentenza che ha fatto il giudice è stato un fulmine a ciel sereno, perché noi abbiamo praticamente ancora tante commesse da riconsegnare, perché abbiamo i lavori nuovi da fare a Bussi, dentro il cantiere di Società Chimica Bussi, abbiamo la manutenzione che purtroppo non si può fermare perché lì c'è un problema anche di sicurezza, e abbiamo il lavoro con la committente più importante, che è il Nuovo Pignone, dove abbiamo parecchi lavori ancora da riconsegnare, e la cosa che ci ha stupito è che il giudice non ha tenuto presente queste situazioni. Perché quindi noi capiamo il discorso analitico, sì, siamo di fronte a un fallimento, questo ormai è chiaro, però il discorso sociale credo che non si è tenuto in considerazione questo passaggio, insomma. Vogliamo ricordare quanti sono i lavoratori interessati da questa vertenza? Sì, i lavoratori interessati sono 341, dislocati in tre cantieri più importanti, che praticamente stanno in Toscana, come ho detto prima, con il Nuovo Pignone. Poi ci sono una cinquantina di persone al cantiere di Bussi e il restante nelle officine a Castiglione e a Tocco. Questa mattina, tra l'altro, ci sono qui anche i rappresentanti dei comuni, delle zone, dei territori che ospitano queste aziende. Sì, infatti ci fa piacere e ringraziamo che anche i sindaci della zona hanno voluto manifestare insieme a noi questo disagio, e per questo tutti i lavoratori insieme ringraziamo le istituzioni che in questo momento ci stanno vicine. Abbiamo visto pure che c'era il consigliere Blasioli, c'era il consigliere regionale Testa, quindi sicuramente a noi fa piacere che le istituzioni in questo momento difficile sono vicino a noi per cercare di risolvere questa vertenza.